Ciao a tutti, oggi voglio condividere con voi una mia consapevolezza. Vorrei parlare del sistema di governo che attualmente, che da sempre siamo abituati a vedere e a sostenere, che è quello piramidale. Cosa significa un sistema di governo piramidale? Beh, la piramide ha una punta stretta e una base larga. Cosa significa questo? Che in poche parole la massa produce, la massa, quindi gli esseri umani, lavorano per sostenere una piccola parte che sono quelli gli eletti. Questo sistema di governo piramidale, in poche parole, è un sistema di schiavi, perché ci sono molte persone che lavorano, che non hanno gli stessi diritti di poche persone, quindi la piramide è esattamente questo significato. Invece, cosa va a significare il sistema di governo che dovrebbe essere messo in pratica, cioè quello del modello olografico? Al contrario del sistema di piramide, che la massa lavora per il beneficio di pochissime persone, il modello olografico si basa sul concetto praticamente di informazione globale, cioè che lega una parte al tutto. Quindi la parte diventa ologramma del tutto, in quanto, cioè, contiene al suo interno una rappresentazione globale dell'insieme da cui deriva. Questo, di fatto, per parole, implica una relazione informatica continua, coerente tra una piccola parte e tutto. Quindi quello che corrisponde in una parte nella periferia corrisponde nella parte centrale. Periferico e centrale sono praticamente coordinati e la consapevolezza di uno è la consapevolezza di tutti. Questo modello olografico si può applicare su un sistema di vita, su città, sul modo di interagire con un'altra persona. Quindi non diventiamo più, in poche parole, cioè l'ego, il nostro ego interiore, non è più orientato sulla materia, ma diventerà un qualcosa di nobile, cioè quindi sulla ricerca spirituale, perché essere egoisti nella ricerca spirituale significa che prima si impara a curare noi stessi e poi impariamo ad aiutare anche gli altri. Il sistema di piramide, come potete vedere qui nella figura, quindi il sistema piramide, da come possiamo vedere, praticamente ci sono nella base gli uomini cosiddetti che credono di essere liberi, i servi della gleba e gli schiavi, dopodiché ci sono i vassalli e per il resto tutto ciò che ne beneficia è soltanto la parte minima che sono i nostri governanti. Questo simbolo poi è stato portato avanti nel corso del nostro tempo, lo possiamo vedere dove c'è forma di potere c'è il simbolo della piramide, ovvero del triangolo verso l'alto. Perché questo triangolo verso l'alto è in poche parole un simbolo molto esoterico che ha un significato. Ci sono due triangoli, quello che va verso l'alto e quello che va verso il basso, l'ascensione dalla materia allo spirito e la discensione dallo spirito alla materia. Il punto d'incontro tra questi due triangoli è il centro, la famosa stella di Davide, e il centro sei tu. Quindi il punto d'incontro, abbiamo detto, sei tu. Il sistema a piramide non porta la discendenza, cioè dall'alto verso il basso, ma soltanto andiamo a lavorare su un discorso di materiale. La piramide ha quattro lati, quattro è il simbolo degli elementi, quindi il simbolo della materia. Ci siamo dimenticati o abbiamo voluto dimenticare, in poche parole, l'altro significato. Quindi il simbolo del sistema, del governo, del modello piramidale è un sistema che ci rende schiavi e non ci rende liberi. Qual è allora la soluzione? La soluzione abbiamo visto prima, che è praticamente il sistema del governo con il modello olografico. Allora, che cosa andiamo? Cosa significa questo qui? Significa in poche parole che è già stato tutto programmato, no? Lo scopo ultimo è praticamente questo qui. Non prendetevela a male, ma è la realtà che stiamo vivendo in questo momento. Bisogna cambiare le cose.
Ed è soprattutto il denaro che ci lega a un sistema di schiavitù. Per questo io sono sempre più convinto che oggi come oggi bisogna abbandonare l'idea del denaro come forma per sostenersi, ma cominciare a creare dei centri come piccole città, cominciando da piccoli quartieri, anche nello stesso palazzo dove viviamo, dove noi ci aiutiamo con il prossimo. Bisogna uscire dall'eccesso, quindi bisogna evitare che in una famiglia 4-5 macchine, 6-7 cellulari e così via, 20 paia di scarpe, e noi viviamo nell'eccesso. È normale che adesso ci troviamo in difficoltà quando viene tolto il materiale, ma ricordiamoci che dobbiamo inserire nella nostra vita comunque sia un discorso di spiritualità. Quindi amiamoci, rinunciamo a tutto ciò che è eccesso nella vita. E il denaro è una forma che io mi auguro che prima o poi tenderà a sparire perché ci sta rovinando. Viviamo con questa illusione. Spiegatemi perché io devo pagare per vivere su un pianeta dove sono nato. Perché sono nato qui e devo pagare? Quindi il discorso qual è? Il discorso è molto semplice. In poche parole, cerchiamo di non dare più valore al denaro, ma cerchiamo di ridurre i nostri bisogni. Il bisogno chiama bisogno e il valore chiama il valore. Il valore quali sono? Sono l'amicizia e l'amore. Detto questo, io non saprei cosa altro aggiungere. Cercate di capire che cos'è il sistema olografico. Cerchiamo di internet, è un sistema olografico, io immetto dati e questa consapevolezza immediatamente è di tutti ed è gratuita, tra virgolette, dovrebbe essere gratuita. Quindi cerchiamo di mandare a casa questi personaggi che ci governano, perché tanto non ne sono comunque capaci. Lo sanno e non vogliono comunque sia andarsene perché sono ancora bambini. Cerchiamo di dare valore al nostro vicino, cerchiamo di dare ascolto a ogni persona che ci dà la possibilità di migliorare, perché migliorare l'altro da noi è un miglioramento per noi stessi. Io sono innamorato della vita, sono una persona entusiasta e cercherò sempre in tutta la mia vita di aiutare il prossimo, in qualsiasi modo, in qualsiasi maniera, in base anche al mio stato e grado, cercherò sempre di dare comunque sia un significato. Lasciamo perdere il bisogno, ok? Bene, lasciatemi dei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, come possiamo cominciare anche noi nel nostro piccolo a crearci il nostro modello olografico. Ciao a tutti.